L'appuntamento è tradizionale con la festa della battitura a Piosina nell'Alto Tevere. Questa piccola frazione attaccata a Città di Castello è così ricca di tradizioni contadine e rurali che ogni anno ne fa una festa. E allora ecco il modo per ricordare la battitura, quella splendida stagione della battitura, con l'aia che si anima e che si animava di centinaia di persone che insieme battevano il grano. E qui si ricorda la battitura con tutto quello che può essere la battitura, il frate cercatore che va a chiedere un po' di grano a chi sta battendo per il convento, e soprattutto con questi quadri che vengono organizzati nel corso di una festa, e soprattutto quello che si mangiava durante la battitura. Credo che sia stato uno dei pochi giorni dove lo stomaco poteva recitare la parte di protagonista. E a Piosina, con l'organizzazione curata dall'Unione Ciclistica Città di Castello, si corre e si torna, per meglio dire, a correre con una gara di giovanissimi. Per alcuni anni la gara è stata trasferita al ciclodromo di Città di Castello perché l'asfalto intorno a Piosina non era delle migliori condizioni. Adesso l'amministrazione comunale riesce a sistemare in maniera decorosa l'asfalto e si può tornare a correre intorno alla festa della battitura. Vi faremo vedere che di tanto in tanto nel corso della gara ci sposteremo all'interno degli stand dove si sta cucinando e dove i piatti tipici di quella che era la tradizione contadina erano l'oca arrosto e le tagliatelle con il sugo d'oca, quindi voglio dire era l'oca che faceva la parte della protagonista. Ma andiamo a vedere quello che è successo con le classifiche. Nella categoria G1 femminile a vincere Elena Palombi della cicloturistica Massa Martana davanti a Camilla Minni del Pedale Spoletino, Veronica Brunetti del Città di Castello e Lucrezia Merli del Gubbio Ciclismo Mocaiana. Nella categoria G1 maschile invece Edoardo Burani della Città di Castello che vince, secondo Andrea Bentivoglio del Pedale Spoletino, terzo Thomas Perotti dell'SGL Carbon Ciclismo davanti a Giacomo Ricciarelli della Bovara Cycling Team e poi Gabriel Salomone dell'Eurobici di Orvieto davanti a Manuel Pinto dell'Uciclone di Foligno, Giulio Cannoni della Nestor Sea Marsciano, Lorenzo Morelli della Gubbio Ciclismo Mocaiana e Antonio Gatti Erozardi della Nestor Sea Marsciano. G2 femminile con la vittoria di Camilla Rossini della Carbon Ciclismo. Nella G2 maschile invece Matteo Laloni dell'Uciclone di Foligno vince ancora regalando un successo alla nuova società Folignate. Secondo è Raffaele Laezza dell'Eurobici di Orvieto davanti a compagno di squadra Riccardo Ricci e poi abbiamo Raffaele Mosca della Nestor Sea Marsciano, Emanuele Bernardini del Pedale Spoletino, Alessandro Lucentini della Bovara Cycling Team, settimo Cristiano Bocci della Gubbio Ciclismo Mocaiana, ottavo Leonardo Luzzi della Bovara e poi Lorenzo Biagioli dell'Eurobici di Orvieto, Andrea Micanti della Bovara Cycling Team, Daniele Rossi della Foligno Start e Riccardo Paci del Città di Castello che chiude in dodicesima posizione. Nella G3 femminile la vittoria di Melania Righetti, l'Uciclone, e poi Letizia Brufani, anche lei dell'Uciclone, al secondo posto, e poi due ragazzine della ciclistica Massa Martana, Martina Crisanti e Jessica Zenoni. La quinta è Sara Usai, anche lei dell'Uciclone di Foligno. Nel categoria G3 maschile Nicola Stocchi, Gubbio Ciclismo Mocaiana, davanti a Michelangelo Tabuani della cicloturistica Massa Martana e compagno di squadra Michele Pompei. La quarta piazza è di Lorenzo Celestini del Città di Castello, davanti a Rosario De Grazia della Carbon Ciclismo, Emanuele Palombi della cicloturistica Massa Martana, Francesco Bistoni, Gubbio Ciclismo Mocaiana e Giulio Tomassini della Foligno Start. G4 con la vittoria nella femminile di Marina Laezza del team Eurobici di Orvieto, Alessia Radu è seconda del Città di Castello e precede Gaia Cocchioni, Nestor Sea Marsciano, Cristina Fiorelli, Città di Castello, Giorgia
Lucia Mattioli della Gubbio Ciclismo Mocaiana, sesta Stefania Ilaria Marotta dell'Eurobici di Orvieto. La categoria maschile, Tommaso Bazzica della Petrignano davanti a Nicola Bocci, Gubbio Ciclismo Mocaiana, Marco Falasconi del Città di Castello e lui e Miguel Lugo della Gubbio Ciclismo Mocaiana davanti a Simone Rossi della Foligno Start e Elia Pierini della Gubbio Ciclismo Mocaiana. Anche per Foligno sono due le società, la Foligno Start e l'Uciclone, così come accade per Gubbio con gli amici del pedale Gubbio e con la Gubbio Ciclismo Mocaiana. Nella categoria G5 femminile a vincere è la ragazza di casa, Alice Calderini della Città di Castello, che precede Letizia Morelli della Gubbio Ciclismo Mocaiana. Nella categoria maschile invece Matteo Grilli del pedale Spoletino, piccolo ma davvero terribile questo ragazzino, di corporatura ovviamente, di fisico, ma deve ancora sviluppare, secondo me ha un buon pedale, non è solamente il pedale Spoletino ma è proprio il pedale che tiene sotto la gamba. Nicolò Galli della Petrignana è secondo davanti a Daniele Petrocchi dell'Eurobici di Orvieto, Pier Filippo Cianchetta Carbon Ciclismo è quarto davanti a Stefano Ceccarelli dell'Eurobici di Orvieto, Luca Taschini Eurobici, Nicolò Felici della Bovara, Enrico Cecchini del Città di Castello è ottavo e precede Alessandro Cresca della Carbon Ciclismo, Giovannino Bazzucchi, Giovanni Bazzucchi del gruppo sportivo Avis Gualdo Tadino, Andrea Cesarini del pedale Spoletino, Matteo Novelli Carbon Ciclismo, Alessandro Fioretti della Bovara Cycling Team e Leonardo Merli della Gubbio Ciclismo Mocaiana. Manca da ricordare il raggruppamento della G6 maschile e femminile. Vi ricordo che G5 e G6 partecipano anche al tipo pista, la possibilità quindi di andare in pista e misurarsi all'interno di quella gara in notturna che vede anche correre esordienti, allievi e juniores. Nella G6 femminile Martina Cozzari Petrignano vince davanti a Alice Fortuni del Città di Castello e Giulia Chianella della Foligno Start. La G6 maschile con la vittoria del Città di Castello, Lorenzo Quartucci davanti a Nicola Cocchioni, volata testa a testa vinta da Lorenzo Quartucci, Nicola Cocchioni corre per i colori della Nestor Sea Marciano, Leonardo Galardini Foligno Start è terzo, precede Leonardo Mosca della Nestor Sea Marciano e compagno di squadra Ikam Makuri. Sesto è Nicola Mazzanti del Città di Castello, bella gara finalmente Nicola Mazzanti, precede Alex Rellini della Nestor, Mattia Tironzelli della Gubbio Ciclismo Mocaiana, Nicola Ridolfi del Avis Gualdo Tadino, Marco Cocciolo del pedale Spoletino è decimo davanti a Jacopo Pallotta Gubbio Ciclismo Mocaiana, Simone Bernardini del pedale Spoletino e tredicesima posizione per Ciprian Anton Petru del Città di Castello. Vedete che qui tagliano l'oca, sono centinaia e centinaia le oche che vengono tagliate in occasione della festa della battitura e sono davvero cose belle da vedere. Questa è la tradizione culinaria di quello che si faceva durante la battitura, durante questa grande festa e grande occasione di lavoro, dove partecipavano tutte le famiglie del circondario. Si faceva da aiutarella, oggi tu vieni a aiutare me, domani verrò a aiutare io, ma quello che non doveva mancare all'interno di questa battitura nell'aia era vino e cibo, sì, perché il lavoro era davvero terribile, sotto quel caldo, con la polvere, con la battitura, era davvero difficile lavorare ed era più che meritato il pranzo che veniva offerto. Per quanto riguarda il trofeo della festa della battitura va alla Città di Castello, società prima classificata per punteggio ottenuto nella classifica dei partecipanti. Vince invece la Gubbio Ciclismo Mocaiana davanti al team Eurobici di Orvieto, terzo è la Nestor Sea Marciano, quarto la Bovara Cycling Team e la quinta posizione per il cicloturismo Massa Martana. Devo dire che un bel gruppo di ragazzini ci sono stati alla festa di Piosina, un bel gruppo di ragazzi che si sono dati appuntamento. In amministrazione comunale c'era l'assessore Massetti per il comune di Città di Castello,
ha provveduto a rifare l'asfalto in maniera impeccabile nella frazione di Piosina, restituendo quindi ai ragazzini, agli organizzatori, all'Unione Ciclistica Città di Castello il circuito classico dei ragazzini che abbiamo seguito per tanti anni. Purtroppo l'asfalto si era degradato troppo negli ultimi tempi e allora per evitare problemi si era deciso di andare da Piosina, spostarsi a Città di Castello all'interno del ciclodromo, fare la gara lì e poi si andava per fare la merenda, per fare il rinfreschino e per le premiazioni alla festa della battitura di Piosina e lì c'era il momento conclusivo. Quest'anno invece l'asfalto, come vedete dalle immagini, è nuovo nuovo, fresco fresco, è un piacere poterci correre e soprattutto c'è una sicurezza che deriva da questo asfalto davvero molto bello. Devo dire che adesso è Città di Castello, il ciclodromo, che deve preoccuparsi di fare l'asfalto. So che ci sono state un sacco di promesse da parte dell'amministrazione comunale, dopo aver asfaltato Piosina qualcosa si farà anche per il ciclodromo, ne parlava il presidente Patrizio Braganti con l'assessore Massetti, ricordando quanti hanno proposto, promesso e garantito che si sarebbe fatto almeno la stesura di un velo di asfalto sopra al ciclodromo, perché davvero in condizioni pessime. Tante promesse, tanti anni che sono passati e nessuno però che ha fatto nulla. Speriamo adesso che qualcosa si possa fare. Qualche settimana fa eravamo a Marciano e abbiamo trionfalmente ricordato l'avvenuta bitumatura, asfaltatura della pista di Marciano e adesso aspettiamo che questa bitumatura possa avvenire anche a Città di Castello, in modo che i ragazzini possano fare la loro attività e correre con tutta la serietà e la serenità possibile e immaginabile. È un modo per fargli fare sport. Non si chiedono soldi alle amministrazioni comunali, però si chiede la possibilità che questi ragazzini possano fare sport, ciclismo nel modo corretto e nel modo migliore. E sappiamo che tante le volte le promesse raramente vengono mantenute e ci affidiamo adesso alle parole del nuovo assessore Massetti, che possa davvero essere una persona capace di sorprenderci. Oh, qui intanto vedete le donne della festa della battitura che preparano di tutto, anche i dolci sono tutti fatti a mano, così come le tagliatelle, così come la preparazione degli arrosti, così come la preparazione dell'oca. Donne che preparano e soprattutto uomini che preparano, c'è questo binomio insieme perché la festa della battitura possa essere davvero una gran bella festa per tutti. Tra l'altro so che quest'anno è andata molto bene, ha richiamato tante persone, musiche la sera che erano davvero deliziose e quindi è il modo migliore per una piccola frazione di festeggiare questo 2011 nel migliore dei modi. Una giornata di caldo accettabile, non era poi questo gran caldo asfissiante, merito di una temperatura che si era abbassata negli ultimi tempi e che ha permesso quindi ai ragazzini di poter correre in maniera perfetta. Certo, ci avviciniamo ad agosto, siamo nelle ultime battute di luglio, molti vogliono andare in vacanza, per qualche piccolo del pedale è giusto e meritato il riposo e di quei grandi numeri che si facevano nel mese di maggio e nel mese di aprile certo non ci sono, ma finiscono anche le ferie e si tornerà sicuramente a correre. Intanto avete visto questa bellissima volata per la categoria della G6, vince Lorenzo Quartucci del Città di Castello battendo di un filo Nicola Cocchioni della Nestor Sea Marciano. E poi la premiazione con gli amici veri dell'Unione Ciclistica Città di Castello, quelli che sono gli sponsor da sempre e che hanno un grande cuore, che consegnano il premio, questo trofeo della battitura di Piosina, nelle mani della Gubbio Ciclismo Mogaiana e nelle mani di quello che è l'Unione Ciclistica Città di Castello.
vincitrici, come abbiamo detto, per partecipanti da Gubbio Ciclismo Mogaiana e per punteggi ottenuti sul campo l'Unione Ciclistica Città di Castello. Il nostro Sandrino prende la coppa e la consegna ai ragazzi ed è tutto per la festa della battitura di Piosina per il 2011. E complimenti a coloro che hanno vinto.